Buonasera carissimi amici, siamo scatenatissimi oggi perché ho i miei moschettieri che fanno un po' i discoli, non riesco a domarli bene questa sera. Un saluto a tutti voi, grazie per essere ancora in nostra compagnia in questo salotto che vi porta indietro nel tempo, ai giorni più belli. E sì, vi faccio suonare ragazzi, dai, perché hanno preparato qualcosa, facciamoli subito scatenare. Vai Valterone, vai. Cos'era questo? Scatenata! Ciao amici! Grazie, grazie a Walter D'Angelo, buonasera al nostro Mimmo Mirabelli, a Tony D'Aloi, eccoli ciao, qua, ciao i nostri tutti. Tre moschettieri, ben tra ritrovati. L'altro elegantissimi, ben ritrovati, moderni, ben ritrovati tutti. Bene, bene, grazie. Si sono dati un tono per la serata. Posso fare la sfilata? No, ma anche no, no. Io adesso, adesso non esageriamo. Se no faccio la sfilata, ma... Perché... Se no, loro vogliono che io mi alzi, che impalli le telecamere, guarda. Non mi... impallare nulla, no, che no. Va bene così. Inquadrami bene, intanto, allora, per parlare ragazzi di sfilata non hai detto cosa avete suonato. Abbiamo suonato un brano famosissimo di un personaggio che adesso poi lo presentiamo presenteremo, per bene, certo. Si intitola Scatenata. Il brano è stato scritto da Moreno Conficconi e anche quest'altro personaggio insieme, anzi lui è il principale ideatore del brano. Conficconi ha messo qualche virgoletta per aggiustare tutto il brano, l'armonia, ha messo l'arrangiamento. Questo personaggio che sto parlando io, che mi sfugge il nome, te lo dico partendo da una data, 19 maggio 1961, ha fatto capolino in questo mondo. Garibaldi. No, non è lui. Il migliore. Dai, prova. Giusto. Il migliore. Bravo, giusto. Tony, ok? Il musicista esempio per il mondo della musica da ballo. Ecco. Toscanini. No. Oh, ma non mi viene in mente chi è questo. Ma lo conosco io. Secondo suona me quasi molto 40 bene. Secondi senza respirare. Dai, dai che ci sei. Anche di più? Anche di più. Vai in apnea. Ah, capito. Il tonno insuperabile. Per voi, cari amici, Fiorenzo Tassinari. Grazie, ma che bravi che siete. Ma che bravi. Ancora una puntata precedente che abbiamo fatto con te. Ma ancora siete rimasti lì. Allora, lei con i moschettieri, questa volta vengo con lo scudo crociato. Si era parlato di Raul Casadei e la sua storia. Oggi sì, parliamo ricordo, di te, della tua storia, storia, la tua carriera, di te, la tua storia, gli anni più belli. Intanto tu, caro Fiorenzo, posso dirlo da donna, sei un po' un sex symbol, se vogliamo, nel mondo del liscio. Domani vado a confessare immediatamente. Domani. Dai, guarda, insomma, il tuo fascino, diciamolo, non neghiamolo, sì, ha contribuito anche al tuo successo, virtuosissimo, scusami, legato allo strumento musicale. Ma adesso non è per dire, ma chi te l'ha contato queste bubole? Non lo so, mi hanno detto di dirla e me l'ha scritto in scaletta. Ah, te l'ha scritto in scaletta. Per me, stai parlando con il grigio perla della regione, lui è il grigio perla, signori, vai bene che non c'è il biondo pirla qua. Con Morena facevamo le battute sul palco, il grigio perla, con lui per i fondelli, perché il grigio loro diceva è un grigio da George Clooney, oppure alla Richard Gere, alla Sean Connery. Wow. E lui mi diceva sì, anche alla Lino Toffolo. Cioè, va bene, cioè, ci sta. Ma manca il Nero Seppia. Manca il Nero Seppia, Mauro. Il nostro grande Mauro Ferrara, cantante storico. Ciao ragazzi. Di Casadei. Vi salutiamo. E ciao, Mauro. Nonché del grande evento e nonché il cantante di Extra Liscio. Moreno. E lui è sempre ben curato col suo capello bello nero. Nero a Seppia. Tutti sono ciao, Mauro, molto curati. Un bacione. Sempre. Ma io direi, torniamo un po' alle origini, facciamo proprio come i gamberi, andiamo all'indietro, no? E torniamo ad un Fiorenzo bambino. Com'era sì. Fiorenzo bambino? Fiorenzo bambino era come adesso, con momenti dove ero cicciottello e momenti dove ero più magro, e la mia vita è sempre stata altalenante. Un cioè, doppio nel senso, armadio avevi, praticamente. Sì, diciamo che adesso sto ritornando all'armadio che ero. No, però mi sono rimesso a dieta perché vi spiegherò poi cosa ho mangiato nei giorni delle festività. Me l'hai già spiegato a telecamere io spente, so. Mamma mia. Cioè, io lo vedo, invece, io lo vedo. Solo pensarci. Voi lo sapete, ma io lo vedo da qua. Parlavi anche insieme a noi, chiacchierando, prima di iniziare la trasmissione, dell'amore che ti lega ovviamente alla musica. Tu inizi a 12 anni che
dell'età peraltro più o meno di tua figlia che sta iniziando adesso. Della seconda generazione, Greta, che lei sta studiando il contrabbasso. Grande passione, nessuno l'ha forzata, come ti dicevo appunto nei giorni che siamo visti per l'altro incontro. Non ho mai forzato nessuno, come me non forzò nessuno. Io viaggiavo in camion con mio padre. Mio padre, come si diceva appunto, diceva Tony nell'incontro precedente, giorni fa, ascoltava Radio Capodistria e c'erano queste orchestre romagnole. Io, lungi da me, sassofono uno strumento che era assolutamente l'ultimo dei miei pensieri, io ero un batterista. Io ho rotto tanti di quei cocci in casa. Mi ricordo che mamma aveva una batteria di tegame che gli regalarono quando si sposò e io con i miei cucchiai di legno distrussi tutto. Sì, sì, perché mamma. Comunque ero come adesso, discolo, ero un discolo pieno di energia. Osservavo quelle che erano le regole sane di una cultura, chiaramente con un imprinting molto severo, però sapevo che tutti i giorni dovevo prendere le mie botte perché combinavo la mia marachella. Io tutti i lunedì facevo fuoco da scuola, andavo a giocare al circolo all'Arci, andavo e mi portavo dietro una saponetta e una candela perché mettevo la cera per terra e la saponetta in modo che il flipper spostandolo non andasse in tilt. E mi facevo la giustificazione da solo con la firma perfetta di mio padre e mia madre. Ma non si fanno queste cose? Un orgoglio per i genitori. Che sapore usavi? Finché un giorno un amico di mio padre mi trovò al kraal che stavo giocando a flipper. Aia! E ha fatto la spia, ovviamente. E ha fatto la spia e me ne sono accorto perché per una settimana non mi sono seduto. Vabbè, ma sono quelle cose che servono. Era una cinghia di ottima fattura, un cuoio eccezionale. immagino. Che rapporto hai col tuo paese d'origine? Ho un rapporto strano, perché il mio paese d'origine ha visto... Cioè, mi ha dato i Natali, ho molti ricordi bellissimi, altri anche un po' meno, perché ci sono anche dei ricordi frustranti, anche di compagni di scuola che non mi invitavano nei compleanni, perché io fui praticamente allevato per molto tempo dai miei nonni, che erano cesellatori di zolle, coltivatori diretti, e avevano anche le mucche, quindi dicevano che puzzavo di stalla. La persona che mi è stata più vicina fra tutti fu quello che molti conoscono per Popoff, Walter Bugiolo, che vinse lo Zecchino d'Oro, che fece film con Romina Power al bar, con Little Tony, con Nino Taranto, con tutti questi. È anche di Galliera lui? È di Galliera, figlio del Mugnaio. È stata un'infanzia dove, quando andai per la prima volta solo al mio paese, tutti mi venivano a cercare, mentre a volte un tempo non era così, perché appunto io venivo da i miei genitori erano operai, mio padre era camionista, mia mamma lavorava al frigorifero allora, però insomma... Hai preso un po' la tua rivincita dopo, tanto ci vuole. Ma la rivincita, io ho seguito il mio istinto, ho fatto quello che volevo fare. Poi dopo anche queste persone sono diventate in realtà poi amici, cioè siamo diventati... A quanti anni hai cominciato a suonare il sassofono? A studiarlo a 12 anni. A 12 anni? Dopo la batteria? Sì, dopo essere venuto a casa da questo viaggio mi ricordo che con mio padre dissi vorrei intraprendere lo studio del sassofono. E mio padre chiaramente disse ma voilà che te ne vuoi niente, non ne voglio fare niente, il sassofono costava i soldi, allora mi prestò il primo sassofono tenore, un amico di mio padre si chiamava Pocaterra, un tenore sgangheratissimo, mi suonava in banda, che non chiudeva per niente. Mi fece questo favore però. Quando invece poi presi la passione mi portarono dal mio insegnante, il secondo insegnante. Sbaragli Guerrino, e presi il sassofono, mio padre vendette la sua mitica Moto Guzzi, che ci mise 2 anni per costruirsi, per comprarmi il sassofono. E non mi stancherò mai di raccontare questo episodio, mi ricordo che venni a casa da Bologna da Vandarini, che era rivenditore, e mio padre aveva l'850 a quel tempo, e il sassofono era nel sedile posteriore della macchina, ero sempre girato verso questo strumento. Allora mio padre si ferma a metà strada, con la macchina parcheggiata sul ciglio del fosso, mi batto sulla spalla e mi dice, dei, papà, impero, perché altrimenti atterrò intorno al collo. Imparlo, perché altrimenti lo levo intorno al collo. Perché portali via la moglie, ma non portargli via la motocicletta.
E poi alla fine Mozzicchetti glielo ho ricomperato dopo sette mesi. Permettimi, giovanissimo, voglio... giovanissimo hai cominciato a suonare nell'orchestra. Sei iniziato andato a suonare, io facevo il primo dell'anno, ti dico, dopo sette mesi io ho riportato la morte di mio padre a casa. Bene ragazzi, scusate, mi interrompo un attimo perché così facciamo subito ascoltare un po' di musica, sì, ok? Sì. Che la regia ci fa ascoltare questo brano musicale, un pezzettino di Non c'è pace fra gli ulivi. Ah, sì. Dai. Mitica. Ricordi belli, belli. Quanti anni avevi quando hai iniziato con Ruffa? Con Sergio Ruffo avevo 14 anni. Dopo un anno che studiavo io iniziai già a fare la professione. Sergio era il chitarrista di Pier Giorgio Farina, lì c'era al basso Gilberto, che si dice fu uno dei fondatori del Pooh. C'era un grande, veramente, Valerio Bono, c'era un grande che ama il jazz, che segue il jazz, sicuramente conosce, Guido Boni. Alla batteria c'era Vittorio Volpi, un altro grande jazzista. E io mi ricordo che era un'orchestra che venivano definite liceo classico, invece io volevo fare il romagnolo, a me piaceva più il romagnolo. E quindi tutti questi qua mi dicevano: Fio, ma quando è che ascolti un po' di voi? Almeno i Beatles, almeno i Beatles. E invece io tutto il giorno impallinato con questa musica. E dopodiché, quando invece ebbe la proposta appunto della Vera Romagna, dell'orchestra Vera Romagna, io sì, lì impazzito, e ti dico, ho fatto delle cose, perché ho dormito alle stazioni ferroviarie con i barboni, ho dormito ai caselli autostradali, ne ho fatte di ogni. Ma comparavo i panini felice, per non essere morsicato dei cani. Ma quanto eri felice però di aver realizzato il tuo certo, sogno. Certo, poi. Certo, ero felicissimo, in effetti io preferivo dormire, perché quando ero con Sergio dormivo alla stazione ferroviaria, che allora c'erano, insomma, quelli che menavano, perché sì, la stazione era occupata in quel momento da quelli che venivano in brigatista. Eri minorenne comunque. Avevo 14 anni. 15 anni. Invece con la Vera Romagna dormivo spesso al casello di San Lazzaro Bologna, perché mio padre faceva il camionista, mia mamma lavorava e non poteva venirmi a prendere. Quindi io dormivo lì sotto la pensilina, pioggia, neve, quello che c'era andava bene, e aspettavo il pullman che passasse il giorno dopo. Quindi mi lavavo o sulla festa, nel locale da ballo. Come facciamo adesso con i figli, sì, del resto, sì, no? Uguale. Li teniamo sotto la campana, sì, di vetro, no? No, invece no. Vi siete subito fatti le ossa, ma sì, in quei tempi tu che ragazzo eri? Cioè, già preparato sicuramente, indubbiamente, perché studiavi, ti impegnavi, eri un ragazzo che aveva voglia di imparare dai più grandi, o come adesso che va un po' di moda questo mi sento già arrivato? Ma allora, io... dalla mia, devo dire, avrei dovuto studiare di più a livello didattico, perché sicuramente avrei ottenuto altri risultati. Sotto l'altro aspetto invece sono uno che ho seguito più il mio istinto, ho seguito il mio cuore, perché quella era la mia identità. Ho avuto delle persone, dei maestri verso i quali mi sono anche ispirato, chiaramente, ed è palese. Però mi ricordo che Gabrici, quello giovane, era un grandissimo amico e un collega meraviglioso, mi faceva degli esercizi, per dire, no? Sui trattati d'armonia e queste cose. E io mi dicevo: Luciano, quando arriva l'accordo, se io penso all'altro dell'accordo, io ho già passato la battuta, cioè sei già avanti 15 battute. E in effetti, durante le prove, dai Fio. E mi ricordo che un giorno arrivò, prese, disse: dimenticati tutto. Lasciati guidare dall'istinto. E così io ho sempre fatto. Quindi io ho dato libero sfogo, anche per dire, quando scrivevo alcune cose, e lui armonizzava, no? Perché dice, c'era, Fio, è questo accordo qua? No. È questo, Fio? No. Mi dirà mica che è questo, Fio. È questo, Luciano. E lui mi diceva,
fai beat a sentirlo. L'istinto, insomma, è quello che ti ha sempre guidato. Come fai a sentirlo, beat? Quanti anni? Non avevamo capito. Quanti anni sei stato con la Vera Romagna, con Bergamini, Savini, Novaga? Ho fatto 5 anni. 5 anni. Dopo... Quasi 5 anni. E dopo è nata la storia con le giovani ali dorate. Giovani ali dorate, dove il Piemonte è stata per noi la culla... veramente dalle emittenti private tutte a ricordarle, sarebbe veramente difficili, però in primis fu Martin a credere in noi, sì. Grazie a Gianfranco che aveva l'emittente Radio California. Radio California, sì. Stiamo sentendo proprio un pezzo. Poi c'era Radio Valgioie, c'erano tantissime. Noi qua in Piemonte eravamo i Beniamini, sì. E quindi sapete che era destino che il Piemonte diventasse la mia seconda casa. Dicevo, riconosci questo brano? Cosa ti dice? Quella mitica tuta. Ecco, questa tuta fu criticata proprio qua al Club 84. Ah. Qui si chiamava Giovani Arrivate. Giovani Arrivate. E questi sono video come musica live, eh? Non si suonava per finta una volta, ma assolutamente. Non esistevano le basi. Non esisteva. Che bello che era, però. Che bello che era. Che poi conosco di che c'era. È più buona la prima sempre. Sì. La tutina, voglio saperne di più della tutina. La tutina era molto criticata perché l'orchestra andava in giro con la drop, con la giacca, la cravatta. Il papillon. Noi arrivavamo con questa tuta e mi ricordo proprio che al Club 84 arrivò un collega, di cui non farò il nome chiaramente, piemontese. E era disse, scioccato. Ma avete staccato dalla Fiat, tornate in fabbrica, fate il turno di notte? Ha detto, no, guarda, è il nostro look, è il futuro, gli astronauti. Penso, io ero in buona fede, ormai avevo 18-19 anni. E dopo arrivò Gabrici e disse, chi sei tu? Questo dice il nome, non so chi tu sia, ma perché io faccio del jazz, no? Allora lo invitò sul palco a suonare, presentò un brano, deciso la tonalità. E i gestisti si sa che vanno sempre con le autorità originali, buttò giù le mani, questo qua guardò Luciano e Luciano disse, vai pure avanti figliolo, mise giù il sassofono. Mamma mia. Hai vabbè, capito? Comunque con queste tutine avete fatto un po' gli Achille Lauro del tempo. Però no? Sì. Avete portato una moda innovativa però, quando anche nasce Fiorenzo Tassinari, la stella del liscio, sì? Le divise sono cambiate. Sì. Ha cambiato tutta. Ha cambiato tutta. No. Tutta con due T, tutta completamente. Nel senso, sì, ma certo. Cos'è successo poi in quegli anni? Ma no, allora, le giovani ali dorate sono state il sogno di qualsiasi... Non so se definirmi musicista o meno, non sono musicista, sono un mediocre sassofonista, che è diverso, non sono un musicista. Però era quell'orchestra dove tu entri e entri in Gardaland, entri a Disney World, Disneyland, era la libertà, quella che ci hanno portato via oggi, era la libertà di pensiero musicale, dove potevi anche permetterti di sbagliare che nessuno ti accusava di niente. Niente. Ecco perché io sto bene anche con Estraliscio, perché Mariani, Moreno che è preparatissimo musicalmente, Mariani che è un diplomato in contrabbasso, batterista eccezionale, lui in una battuta ti butta fuori, fai il tempo con lui ti butta fuori, perché ha una preparazione incredibile, cultura musicale sperversa, però quando a volte mi sente fare certe cose, ferma tutto, con me poi mi dice, Fio, no, non stare lì sempre con, lui dice a culo di gallina, cioè troppo, liberati. Ho detto, ma prima no, ho cannato la nota, è bellissima Fio, è bellissima. Apri la tua anima al suono, ecco, no? Le giovani erano queste, mentre la storia del liscio era il voler costruire un'orchestra con le sonorità che in qualche modo, tanto gli arrangiamenti erano sempre di Gabrici, che richiamassero quella storia lì, ma che non venissero più criticate sotto questa luce.
Senti, se in quegli anni dovessimo parlare di uno dei tuoi cavalli di battaglia, non sto parlando del tuo cavallo di battaglia, che ne parleremo poi nello specifico meglio dopo, ma in quegli anni un altro, un brano al quale tu sei particolarmente affezionato. Il cielo piange. No, non mi far commuovere. No, piangere adesso però. Ma il titolo oppure il cielo piange? No, il cielo piange perché è dedicato a un ragazzo, Emiliano Bautasso, che veniva ad ascoltarci col motorino. E una notte, rientrando a casa, è andato, ha avuto uno scontro con un camion. No. Così, bello, quello. Bello, vabbè. È scritto... un applauso a questo momento perché è emozionante. E quindi lo porti ovviamente nel cuore perché è legato a questo ricordo bello, importante. Ma per ritornare di nuovo nella nostra allegria, nella nostra gioia, se invece ti dico, non so, Lacrime di rabbia? Beh, Lacrime di rabbia sarebbe una cosa molto, molto lunga da spiegare, perché a prescindere dal fatto che uno dia un balzerino... Cosa che odio, il mio tipo, polchettine, mazurchetta, balzerino. No, non ci è come, piace. È come dire, sei una donna, sei una donnetta. Insomma. Esatto, non etichettiamo, ecco, diciamo. Però era un momento della mia vita dove ho avuto una delusione da parte di alcune persone che pensavo amiche, vicine, alla quale io ho dato la massima fiducia, poi invece alla fine questa fiducia è stata tradita. La nostra regia ci fa ascoltare un pezzettino proprio di questo brano. A quello. Qui prima o dopo il concorso del sax d'oro, dove hai fatto la polchissima? Guarda, la facevano tutti gli anni, quindi non mi ricordo. Anche perché io non ho mai dato importanza a queste cose. Ma è stato allora, là? Se tu vieni in casa mia, non vedrai mai né una targa né una coppa. Non sei io, uno che espone i trofei? No, io, guarda, io, mi dispiace dirlo perché magari quelli che mi hanno regalato, io quando rientravo, la Mary, la mia compagna attuale, ne è testimone, andai a fare una serata io una sera in Toscana. Mm. In Toscana eravamo con Carabini, e mi diedero una targa. Ci fermammo al grill a prendere il caffè, la targa, dato il bisogno dell'immondizia. Andai a trovare mio padre dopo che non ero più a casa e mi ero sposato quel tempo, e anche lì ci sono state delle, vedi, lacrime di rabbia con mia sorella e quant'altro, mio cognato. Mia sorella si separa, vabbè. E io vado a casa dei miei genitori e giù nella tavernetta c'erano tutte queste coppe, queste targhe, questi trofei. Due. Sì, io sono entrato e gli ho detto, io adesso esco, ti do mezz'ora con mio padre, ti do mezz'ora. Se togli tutto e butti via, rientri in casa, altrimenti non mi vedi più. Perché io ho una sorella, lei non ha trofei, niente, perché devi esporre i miei trofei. Che sono tutte stronzate, costano 5.000 lire, papà, non costano niente, non è il valore. Se avessi vinto la Coppa del Mondo, avessi vinto solo il trofeo di discesa libera, allora potrei capire, ma sono targhettini che ti danno in quelle festicciole. Vabbè, però permettimi, è una cosa che nobilita il tuo animo, questa cosa, perché generalmente invece si tende ad esporre tutto quello che uno vince, addirittura quello che uno non vince espone, perché potremmo fare casi all'infinito. E
quindi no, apprezzo questa sua scelta, no? Che però è inusuale, soprattutto in questo ambiente. Sì, sì, adesso posso dire, 60 anni posso dirla. Adesso lo puoi dire, che li hai buttati perché tutti nei cestini dell'immondizia del grill. Tutti, sì. Perché sono anche ricordi, tipo, quando magari li guardi ricordi, ti fanno ricordare. Se rimangono scolpiti nella mente sono ricordi che avevano una valenza, altrimenti erano ricordi da dimenticare. I ricordi sono nel cuore, quelli nessuno li porta via, non potrà mai portarli via. Ho sentito un segnale dalla regia. C'è un segnale dalla regia. C'è un vagito, un vagito. Era un uè dalla regia. Sì, hanno messo... che fa uè. E quindi andiamo in pubblicità fra poco. Andiamo, un po' di reclame, dai. Che ho scritto io, sì, come no? Ma certo, un pezzo che ho scritto io, poi l'ho passato, mi sono fatto dare 2 euro per la firma perché non mi interessava, era strutturato in fa maggiore, per la chitarra non va bene. Non ti piaceva avere meriti anche a te? No, no, assolutamente. Io ho preso la coppa e ci ho messo del vino dentro. Comunque nel virtuosismo di Fiorenzo, questo brano qua, lui va a 40-50 secondi senza fermarsi. Anch'io, come sai? E con quello l'hanno giudicato il migliore. Dai, allora, questo motivo. Dominio che ti hanno dato. Ma quello migliore, fu, è legato il giornalista Luzzatto Fegis, come si chiama Luzzatto Fegis? Ah, sì, sì, sì. Fegis. Eravamo a presentare il CD, cioè, l'album, allora, il CD, a Milano... Buone notizie, primo album al quale partecipai l'Orchestra Casadei. E fra i giornalisti c'era questo grande critico musicale, io feci questa cosa e lui mi venne a fare questa intervista e mi disse: ma come fa a fare, ma lei usa la circolare? Ho detto: come fa a saperlo? E lui dice: ma io sono stato un grande ammiratore di Roland Kirk. Allora ho detto: io da lì ho copiato la cosa. Roland Kirk sarebbe quello che... Era un sassofonista non vedente, di colore, morto giovanissimo. E tu ti sei ispirato? Io ma non sapevo come facesse. Allora a casa mi sono messo lì a cercare di studiare, capire come funzionasse. In effetti dicevo prima con Mimmo, dico: bisogna che mi faccia spiegare a tuo fratello com'è la tripla staccatura, che a me non è mai riuscita. La faccio sempre di lingua, cose che non mi riesce più con quella facilità. E comunque, insomma, da lì viene fuori questa storia e Raolo, appunto, sei proprio il migliore, cioè, sei il migliore. Insomma. Ma il migliore era un modo simpatico di Raul. Da lì è rimasto. Per, perché Raul era uno che ti iniettava grande energia, cioè ti dava sicurezza. Quando c'era Raul sul palco tu non temevi nessuno. E valorizzava ovviamente molto i componenti, i musicisti che aveva sull'orchestra, questo è importante, abbiamo già avuto modo appunto di parlare di lui e di questo suo anche talento nel scoprire talenti. Sì, Raul sotto molti aspetti era un istintivo, una persona con una notevole cultura perché era un insegnante, non era, anche quando lui si proponeva alla gente con i discorsi sul palco, non erano mai discorsetti così, la solita retorica, erano discorsi ben strutturati, spesso per me anche pensati, e raramente quando lui faceva un discorso c'erano poche persone che non piangevano. Se lui aveva fatto commuovere, lui ti faceva commuovere. Lui ti faceva ridere, doveva farti ridere, ti faceva ridere. Che personaggio, ma e cosa dite ragazzi, ci ascoltiamo la polchissima? Dai, no! Andiamo? Sì. No, dai. No. Mi volete uccidere? No, vogliamo proprio far sentire, vedere. Questa è la parte cruciale. Sì. Vediamo, dai, ascoltiamo. Curve
fortissima. Spettacolo. Le quattro note che ha sbagliato. Ma che bello è vedere anche la gente volteggiare così. Sì, difficile, con sì, difficile che sbaglia. Sì, no, no, adesso io allora è successo penso raramente. Anche 10 anni fa. Una sera questo brano, io qua avevo ho sempre avuto la passione di ritoccare i bocchini, limarli, perché andavo a cercare quello che non riuscivo a fare, andavo col bocchino. O andavo a cercare qualcosa che magari non si poteva ottenere o io non ero capace di ottenere. E quindi Fiò mi diceva, Fiò, facciamo una polca, dai facciamo. E io avevo sul bocchino che magari non conoscevo nemmeno, però andavo, ero forte. Ti lanciavi. Avevo una forza fisica che faceva spavento. Adesso, una sera, 10 anni fa, circa, mi è successo che pip, tap, tap, ho saltato la nota, ho detto, Moreno, è arrivato il momento, ma va, Moreno, va. No, allora... È arrivato il momento. E da quella volta lì sono entrato nel tunnel. Ti sei fossilizzato con la mente che... E non so, dopo, con sto fatto anche della scogliosi, che mi chiude il polmone destro, non ho più la forza, il diaframma non funziona più, anche la lingua, cioè, e poi quando ti scoraggi, dopo io... Che mia moglie può dirlo, è lì, cioè, a volte mi metto a piangere per un bambino. Certo, un bambino. Perché ti dispiace. Perché, hai detto, perché la gente adesso aspetta sempre quella cosa lì, capito? E quando, a volte hai paura, dicevo, di deludere. Come fai a farla? Ma fai la doppia staccatura? Fai, no, no, compro di lingua sempre. Come fai? Non ci pensavo, è per me un gioco. Adesso mi rendo conto. Adesso è più impegnativo, quindi vuoi dire adesso rispetto all'inizio? Sì, allora. Perché c'era un'altra leggerezza. È sempre così. È come? Mangiare e avere il sistema digestivo che funziona è come fare l'amore quando sei giovani, passano le ore non te ne rendi conto e non è fatica. Dopo tutto diventa complesso. Hai capito cosa vuol dire? Okay. Anni, cioè, adesso cioè. Lui per esempio, vabbè, però... se avete visto il video prima, faceva pa, 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 si muoveva come un disperato, poi ha iniziato a limare i bocchini, le ance, e adesso non si muove più tanto, ma la colpa è della limatura del bocchino, certo. Non è lui bravo, che no. ha fatto i 60 Balsa. Anni. Anzi, posso ringraziare Tiziano Costa. Tiziano Costa è colui che... Io sono a chiappo Tiziano Costa, scusa se mi permetto, lo strangolo, perché partivamo, io e Fiorenzo partivamo da Asti, se arrivava la telefonata di Tiziano Costa, quando eravamo arrivati a circa dopo Bologna, forse si dicevano ciao, forse, perché, ma senti un po', ma questo bocchino sarebbe il pezzetto finale dell'imboccatura, questo bocchino di questa marca, di questa limatura, ma io l'ho pesato, la grammatura, no. A Piacenza parlavamo già di grammatura. Si parlava perché il bocchino è fatto di un piano, e poi c'è il palato, il baffle, ci sono insomma le pareti, il bocchino è fatto di tante cose e uno dice ma prendi quel bocchino di quella marca, di quel numero, sono tutti uguali, bugia, tu puoi prendere stessa marca, stesso numero, su 1 milione sono tutti diversi dall'altro. Ma ci volevano chilometri e chilometri per scoprire. Ma tu immagini, ciao Costa, no! Tiziano è quello che, Tiziano Costa, quello che mi fa le bucature, è quello che mi ha sempre in qualche modo salvato anche giorni fa. Quando io ho avuto il problema che ho avuto, ho dovuto abbassare i bocchini per cercare di spendere meno aria e li ho rovinati, perché non ho più la manina buona, evidentemente. Sono andato da Tiziano che me ne ha fatto uno, mi ha fatto un lavoro che neanche Cristo. Ti ha risolto neanche il problema. Sì, insomma, mi ha dato veramente. Ma quante volte avrai eseguito in totale nella tua carriera musicale e artistica questo brano, secondo te? Non ci hai mai pensato a un numero? Migliaia. Tutte le sere. Migliaia. Ma anche più volte in serata, perché sì, molte volte poi lo richiedevano. Poi così che loro noi facevamo una media di 320 date all'anno, 330. Dai conto. E racconto anche una piccola cosa, dovete sapere inoltre che gli poi altarini non so... no, perché gli altarini... La cosa bella e simpatica, e questo ne dà merito a Fiò, che quando si finiva la serata i vari personaggi andavano a cambiarsi e lui era lì sotto perché giustamente i ragazzi colleghi. Ma come fai a fare quello? Ma fai così, ecco, perciò eseguiva
fuori alle 2 di notte, certo. Noi dovevamo ancora smontare Fiori sax e porta via, stiamo portando via, noi eravamo già sul furgone e lui ancora che faceva il pezzo a fargli vedere com'era la staccatura di quel brano della polchissima, del ditino Fiori, quando sei sul furgone ti strangolo. Quindi non sei geloso della tua interpretazione del tuo strumento, cioè se arriva qualcuno tu ben volentieri hai voglia di fare. Scusami, ma è come, ma non c'è niente di nuovo sotto il sole. Cioè, è come se un medico fosse geloso di Ippocrate, cioè non ho capito. No, ma anche perché lui è stato, hanno cercato di imitarlo e di diventare capaci come lui, perché tantissimi hanno superato la sua molti, tecnica, superato la grande. È stato il suo maestro sistema, per molti, cioè. Ecco, veramente tanti. Tipo suo fratello è uno che suona il saxofono. Bravissimo. L'autorespirazione. Oh, lui stai parlando di un genietto, ecco, ragazzi. C'è anche un ragazzino che è allievo di suo fratello, che è il figlio di Gianni Cerretto, fisarmonicista. Eric. Stai scherzando, Eric? Dice. È bravissimo. Eric, ma stai scherzando? È bravissimo, bravissimo. Eric. E quindi hanno tanti. Beh, ma come da noi, Fabio adesso. Fabio. Sì. Fabio Barbero. Fabio ragazzi, è 17enne che sì, fa impressionante, delle impressionante. Porte aperte alle nuove generazioni. Alla grande. Però, alla grande. Il sistema che ha praticamente tirato fuori lui, chiamandolo così per quel motivo il migliore. L'arrivo nell'orchestra Casadei, ritorniamo un po', portiamo un po' di nuovo le redini del nostro discorso iniziale. Cosa ha rappresentato per te? Perché non sei solo diventato, e anzi lo eri già ovviamente, un bravo musicista apprezzato dal pubblico, richiesto dal pubblico, ma sei diventato anche parte integrante di uno spettacolo, perché poi tu insieme a Moreno, insieme a Mauro, siete diventati praticamente i frontman. Guarda, le cose più belle appaiono sempre, come nel caso dei tre tri della polchissima, quelli senza respirare, o anche di più, perché a volte succedeva, raramente ma succedeva, che mancava la corrente in serata. E allora, in quel caso lì, se non hai tecnici, un collega l'ha detto, che si presta a fare. Nel caso di Casadei c'erano i tecnici. Avevamo cinque persone che di inverno si adoperavano per quello. Però, allora, cosa facciamo, barzelletta? Poi io partivo con questa stupidaggine, sono partito e ha fatto colpo. Quindi Moreno e Raul, che ogni sera filmava le serate, perché ogni sera... E poi le riguardavate? Il giorno dopo le guardava lui, perché guardavi come avevi presentato, cosa avevi fatto, che reportaggio avevi fatto, come ti eri comportato sul palco. Per correggere eventualmente certo, il tiro delle luci. E le luci come andavano, cioè non scappava. E quindi guardavate lì, Moreno ha detto, furba sta roba. Facciamo anche domani. No, ma Moreno, no, ormai lei fa anche domani. È diventato un teatro. E anche le battute con Moreno sono nate così, sì. In maniera, proprio nel momento di disperazione che non sapevi cosa fare perché la serata sarebbe caduta, a quel punto lì ti inventavi la storia con il megafono, perché noi avevamo un megafono, che facevamo un brano col megafono, allora col megafono dicevo una storia, una serie di propeni, di una stupidaggine dietro l'altra. Ma facevano ridere, divertire. E Moreno, da lì, via. E da lì via. E siete diventati un po' i protagonisti, se vogliamo. Lui man mano poi si è sempre defilato di più dalla formazione fino poi ad arrivare ai giorni proprio vostri. Perché poi il grande evento come parte? Il grande evento parte che io devo venire a Piacenza per un incontro con un impresario e lo dico Moreno. Sai, dico Moreno, mando su a fare un incontro. Oh, chiedi se posso venire anch'io. Sì. Questa persona è molto bene, sì, sì, alla grande, fallo venire. E facciamo questo incontro e praticamente si dà vita a una situazione che doveva essere inizialmente l'orchestra di Gigi Chiappin con davanti Moreno che presentava e la Sonia dei Castelli che presentavano la serata e il gruppo era fantomatico, cioè a ballare da Moreno e c'erano praticamente una grande tenda e tu vedevi dietro gli orchestrali con le ombre cinesi e davanti facevamo un repertorio non solo di Liscio ma internazionale e quindi dietro poteva esserci qualsiasi orchestrale, potevi sostituirlo in qualsiasi momento perché non si identificava. E davanti c'erano Moreno, Sonia dei Castelli, Walter Losi e io. Questo progetto non è andato a buon fine per ragioni logistiche, perché giustamente c'erano altri che altrimenti sarebbero stati penalizzati e quant'altro.
E siamo inizialmente, Mauro aveva dato il nome appunto a questa agenzia per fare l'orchestra, Mauro Ferraro, la voce italiana, e ci hanno messi lì dentro. Da lì a poco, una sera eravamo a mangiare a Piacenza, è entrata l'Angela, la moglie di un impresario, la moglie di Bragaglia per intenderci. Bragaglia è un impresario di Bologna. E disse, che grande, quindi manca lei, che grande evento questa sera. Oh, wow, e da lì, quello che ci gestiva ha detto, ah sì, questo è il nome. E da lì è partito grande evento. Moreno è diventato immediatamente socio, perché Moreno deve sentirsela così in mano per gestirsela bene. Non è la persona che si presta al semplice supporto. Moreno è sempre stato così, proprio ha bisogno, dice, se è una cosa che mi senti in mano mi assumo la responsabilità, ma so come giocarmela. Giusto, e io invece quando mi hanno proposto importante. Di entrare, io società ne ho già battuto abbastanza e mi brucia ancora un pochino. Hai preferito lasciare agli il peso, così, diciamo, nasce il grande evento. Così nasce il grande evento che vi porta comunque a girare tantissime piazze, tantissimi hanno eventi, nasce concerti, il Polka Day. Hanno fatto concerti davanti a 50.000 persone, col grande evento, non è... Sì. Però quello di Rimini, per esempio, a Java proposito, Beach. Ci ascoltiamo un brano musicale, dai, così stoppiamo un attimino la nostra chiacchierata. Sì. Talita, ti piace? Talita, mia figlia, mi piace, sì. Allora l'ascoltiamo, è una delle mie preferite per quello che volevo ascoltare. Tecnica, punti tecnici, no? Di modalità. Ma possiamo raccontarli perché certo. Sono anche interessanti. È che praticamente il nostro Fiorenzo, lui suona molto appoggiato. Quindi quando tu suoni, la melodia ha un ritmo ben preciso, lui tende sempre un po' a rallentare. Interpreta molto. E tu quando suoni dici sto sbagliando io. No, in realtà è lui che sta rallentando, ma lo fa apposta perché è un suo modo di espressione, no? Quindi chi è espressivo. Vince lui, perché poi dovono in realtà sì, lui. Perché lui è lui il solista, noi dobbiamo andare dietro il solista. Non che è lui. Tipo sulla scatenata cosa succedeva? Sulla scatenata, suonando insieme a Moreno ha preso la sua inflessione, nel senso che ritardava anche lui, quindi tu non capivi se eravamo fuori tempo noi, quindi batteria, basso e chitarra, eravamo fuori Eccola tempo, qua. O era lui, loro due, che rallentavano apposta. Ed è sempre stata una guerra, porca miseria. Ogni tanto si giravano perché magari tu rallentavi il tempo e non va bene. Allora mi dici, questi sa che si muovono, vai avanti! E magari la parolaccia è uscita dalla sala, che? Le battaglie, ragazzi, le battaglie. E così crescendo, questo sempre con il grande evento. Ma... Com'è nata la storia? Perché dopo il grande evento adesso ha due facce. Di Extra Liscio è il grande evento che continua. No, Extra Liscio è un progetto molto complesso. Extra Liscio nasce praticamente nel 2017. Sì, da questo personaggio che si chiama Mirko Mariani, di cui l'altra volta vi parlai, che è batterista di Capossela ed è anche, diciamo così, il braccio destro di Capossela, arrangiamenti e quant'altro. Viene dal jazz, appunto, Rava, ha suonato con Bollani, cioè questo veramente
Io mi ricordo, io dico, quando siamo stati a Sanremo, a Sanremo la cosa che mi ha stupito è che quando siamo entrati praticamente sopra il casinò dove si faceva questo incontro con Amadeus e quant'altro, cioè tutti si mettono davanti a Mariani come se avesse un marziano. Marziano, cioè, lo conoscevano tutti. Perché l'impatto lui lo vedi... quel palco con un personaggio come lui, di un calibro comunque importante, showman, ma anche molto particolare nei modi, com'è stato per voi? Vabbè, voi arrivavate già da realtà importanti. No, allora, lui è una persona che apparentemente lo vedi sembra molto leggero, perché lui è un tipo molto allegro, scherzoso, non vuole mai vedere, però sotto l'aspetto musicale è pignolo. Soprattutto i colori della musica, sbaglia mille note ma non l'intenzione. E quindi diventa un maestro difficile da seguire. Ma è difficile entrare nella sua mente, è una persona che ha una cultura musicale incredibile, soprattutto lui adesso da molti anni si è avvicinato alla musica balcanica, ha fatto fare nei dischi i cori bulgari, gli hanno inviato indietro la registrazione. Noi stavamo facendo le prove e era andato tutte le furie. Ho detto, ma se voglio cori così, prendo le vocali qua in Italia, la faccio in Italia. Questa roba, cosa avete mandato? Io voglio i cori bulgari, voglio quelli folklorici, i cori bulgari. Sai che i cori bulgari sbagliano le note, no? Sbagliano volutamente proprio così. Capito? Per dire, in là loro fanno il sol naturale do naturale. Lui sapeva perfettamente il progetto quale doveva essere, esatto. Quindi guai sbagliare. E quindi poi lui soprattutto tiene fede, anche dice la musica liscio così, no? Lui dice, ragazzi, ma quando sento i sassofoni e i clarinetti che fanno quello che fanno nel liscio, ma sono pochi i jazzisti che fanno quei duetti lì così. Cioè, attenzione, è uno che non critica, è uno che ascolta. Valuta. E questo è, penso, il suo più grande spiegami talento. Spiegami l'aneddoto. Quando è nata questa storia degli extra liscio, tu hai dovuto fare una dieta per dimagrire un casino. Perché? No. Non è legato a quello. Io ho iniziato proprio con extra liscio. All'inizio facevamo la prima serata, si può dire, a Gatteo, dove ero in pantaloncini corti, con le scarpe a punta, cioè con i tubolari, con sopra lo smog, col berrettino da mano. Poi dopo io non potevo seguire extra liscio perché abitando ad Asti i costi di gestione erano grandi, non c'erano guadagni, che è inutile, lo si faceva proprio per amore di questo progetto. Sì. E quindi mi tolse. Poi dopo, bontà appunto di Mirko e Moreno, che mi hanno voluto reinserire in questa cosa. Io sono dimagrito per altre ragioni, chiaramente di natura salutistica. Però... poi ha ripreso perché ha mangiato un sacco di panettoni. È guarito, ha detto meglio. E mio suocero, la Mariuccia, che mi ha fatto, ma io gli chiedi di fare il mascarpone, ma in due volte ho fatto 16 uova di zabaglione con un chilo di mascarpone. Uno schiaffo al colesterolo. Ci ho affogato dentro due panettoni. Uno schiaffo. Una serie di schiaffe. Un chilo di panna montata con un panettone. Io faccio così e ho preso 6 kg in 3 giorni. Ma sono panettoni con tutto quel mascarpone. Quando poi dico mi fai le chicciole, voi sapete cosa sono le chicciole? No, cosa sono le chicciole? Farina e acqua, tipo, e poi viene... Frittelle? Sì, colata nel... Ma okay, sono dolci o salate? Sì, sì. Le chicciole, il gnocchino fritto, poi la Mariuccia col fritto, mia suocera col fritto, ragazzi, fa paura. Nell'olio bollente le fai friggere? Nell'olio? Sì. Fate che voi? No, ci spiegato. Chicciole. Già ci ispirano, la prossima volta lo diciamo anche alla regia. Venite a mangiare le chicciole, venite a mangiare le chicciole, ragazzi. Mariuccia, prepara le chicciole. Con un po' di crema alle nocciole, vabbè, ma sei anche un amante della cucina, diciamolo, chi viaggia, chi ama la musica. No, sono un cialtrone. anche la buona cucina, assaggiare prodotti tipici, dai, qualche chilo in più, tutta salute. No. Non troppi. Però io sono così, se vado, è come fumare, se fumo ne fumo 40, se lo fumo non fumo, perché devo andare a fumare una sigaretta al giorno, non la fumo, punto, però se fumo piuttosto fumo. Non la fumi, allora. Bravo. Visto che siamo addirittura d'arrivo, ci ascoltiamo ancora un pezzo di Vivere con te, visto che abbiamo parlato. Vivere in te, sì, bella, cosa ti rievoca come ricordo? Vivere in te è un messaggio, allora era un messaggio al fatto che io avessi, non so come dirlo, comunque ingravidato la mia compagna,
questa e quindi attesa. È che è una parte di me forse dentro di lei, insomma. Però bello. Il titolo è Vivere con te. No, vivere in te. Vivere in te, che anche più cioè ha proprio il senso. Dell'orchestra, Stella del amoroso della parola. Qualcuno sta stampato male. Sì, sì. Vivere in te. Vabbè, ma non facciamo. Mettiamo un pezzettino di questo video e poi ci salutiamo. Animale da palcoscenico, il migliore, l'abbiamo ribadito più volte. Fiorenzo, cos'è? Animale no. Io ho sempre cercato di fare quello che mi riuscivo di fare, sempre col massimo impegno. Ripeto, ce ne sono di migliaia di modi più bravi. Non mi ritengo un musicista, mi ritengo, ripeto, un mediocre sassofonista che ha avuto la fortuna di entrare in una compagine importante come quella di Casadei. E ancora da ragazzo con i personaggi che io amavo, che erano Nicolucci, Bergamini, questa gente. Per me sono quelli che hanno fatto veramente la musica popolare. La storia quindi mi ritengo tutto sommato una persona molto fortunata, perché sì. È una persona molto molto sensibile, perché ha avuto il privilegio di conoscerlo. Io veramente lo si legge nei suoi occhi e lo si vede, specie quando si è così vicini, vero Mimmo? Emoziona anche nei suoi discorsi più simpatici. Ha nel cuore un mondo di umiltà. Che questo, esatto, è un valore un po' perso ai giorni nostri. Fio, grazie mille. Grazie a voi. No, ti prego, che mi fai poi lacrimare anche a me, poi parte il trucco e le ciglia, cola, tutto. Grazie no, a voi, no, dai, per sua volta una barzelletta. Grazie amici per averci seguito grazie, anche questa grazie, sera, un abbraccio onore, grande a tutti voi. Ci vediamo mercoledì. Ovviamente tutti sintonizzati su Prima Antenna. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Fio. Thank you.